Com'è grosso, eh? Belli sono sti cavalli. Tutti... Ha fatto tumore quello cavallo. Hai visto quando camminava tutton, 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 tutton? Perché ha fatto tutton, tutton? Perché c'è gli zoccoli. Se tu ti mettessi gli zoccoli, faresti anche te quel rumore, faresti tutton, tutton, tutton. Sono tutti forti. Perché è stato un incendio qui? No, non credo. Ma dove si va? Ah, si va là? Attento Filippo. 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 Le nostre ultime immagini da vivi. E loro da addormentati perché non dorme. Quest'altra uguale. Che ore so? Mezzogiorno? Mi sa di sì. Mezzogiorno e 5. 5. Del... Oh cavolo, 11 settembre. Giulio, mi tieni? Sto coso. Scusa. E niente. È stato bello conoscervi. È più di un'ora che camminiamo e non abbiamo trovato una panchina. Però ho fatto la pipì. Anche io. Ok, che ore sono? Ce l'abbiamo fatta. Allora, mi sono 31. È stata dura? Cioè, 200 metri... No, 50 metri più avanti c'era la strada aspettando. Noi del nostro... Oddio, ci siamo persi! Salutateci tutti! È stato bello! E poi era lì. Era lì accanto. E... La macchina è qua. Infilata. Si intravede. Adesso andiamo a cercare un posto dove mangiare e dove far giocare i bambini. No, no, non credo. E guarda, l'aria... si va lì. Qua c'è un'aria picnic. E bimbi niente, li faremo giocare con il terreno. Io avevo letto che c'erano anche giochi per bambini. Ma saranno da un'altra parte. Sono visti più giù, è vero. Però io avevo letto proprio nello specifico, al laghetto, da andare al laghetto, perché c'era... Andiamo anche la zona là. Ma forse è l'altro laghetto? Quello d'Otra? Non credo. Però parlavo di questo laghetto. Bene. Alla prossima esperienza.